Come ti dicevo, è proprio un progetto, erano 10 canzoni, dove in tutte si faceva riferimento alla parola, in un modo o nell'altro, al potere, all'importanza, alla sacralità della parola. Non è stato, diciamo, voluto fino dall'inizio, ma ce ne siamo accorti, io e il mio coautore ai testi, Caballà, proprio strada facendo, che ogni canzone aveva questa attenzione particolare alla parola. Come mai? Come mai? Perché tale l'insulto, tutti mi chiedono perché l'insulto delle parole, l'insulto quotidiano che ci sentivamo probabilmente, è una cosa che è venuta fuori in maniera piuttosto naturale, di parlare di questo. Che cos'è l'insulto delle parole? La manipolazione continua del vocabolario, il cambiare nome alle cose, che è una cosa di una pericolosità davvero, davvero preoccupante. Monopolizzare gli spazi di informazione, che qualcuno ha giustamente definito colpo di stato mediatico, no? E propagandare la rissa, estorcere le intimità, per esempio togliere spazio alle notizie vere. Questa è una cosa che accade tutti i giorni. Basta vedere, per esempio, con attenzione, guardare con attenzione il TG1. Come dice giustamente Travaglio, forse ci sono delle persone che non hanno un ricordo di come doveva essere un telegiornale. E questo non è un telegiornale dove si parla delle scimmie che fumano, degli orsetti, degli amuleti, dei micini, e veramente si toglie spazio davvero a quello che sarebbe importante. Quindi ecco, alla fine di cosa parlava l'insulto delle parole, la parola che insulta quando è ingiuria, quando è volgarità, quando è eccesso, e la parola quando è menzogna, la parola invece che è insultata quando non è rispettata nel suo significato profondo e sacro.